Signori, è il momento di tornare in azione. Salve, ben ritrovati. Allora, eravamo nello studio, avevamo trovato una medicina, avevamo capito dove bisognava andare a cercare l'altra. Almeno questo penso io. Io immagino che per scartabellare quel coso qua serva quella situa lì, e lì dentro c'è un pezzo dei puzzle, c'è un pezzo del puzzle, un pezzo solo, quindi non è il completamento della faccenda, ma tant'è. Qui ora tecnicamente dovrebbe esserci... l'uscita? No, il chess. Ok, allora, le chess era la stanza giusta al periodo che fu. La tizia ci aveva dato... ci aveva dato, nell'ultimo giro, dei... nuove chiavi. Vorrei sapere qua dove cazzo mi fa vedere però le chiavi che ho. Serve a niente quel tasto qua. Mappa. The medicine bottles had stains. Sì. Riuscire a provare a riparare la pistola decorativa della caldaia. No, aspetta un attimo. Ripara la piastra del corteo della caldaia, ok, ma sostituisci la valvola, come cazzo faccio? La valvola, il tizio mi ha detto dove trovarla, era qua. Ho visto il vostro viso locale della caldaia, dovreste sapere che il signor Shanks non tornerà, ho ragione, credo questa. Dalla cantina. Ora, la cantina è la porta chiusa, cantina, cioè porta chiusa. Non c'è modo di entrare se non con la chiave. Noi abbiamo la chiave della cantina, manco per il cazzo, probabilmente. Vanno caldaia, ci dice anche che ci sono ancora dei puzzle irrisolti, come anche qui per il salotto c'è un puzzle irrisolto. Ah, le zone blu sono completate. L'ufficio del dottor Gray, tra l'altro, non è completato, e c'è ufficio anche del maggiordomo. Proviamo a tornare nell'ufficio del dottor Gray, magari non c'è, possiamo snappacciare per bene. Casino. Ma mi sembra... ah, giusto. Vediamo se possiamo entrare, no, sbarrate. E la reception... no, non ti chiedo... e la reception, avevamo già visto che l'unica cosa che c'era era la cassaforte che non posso aprire al momento. Qui c'è una porta che probabilmente da solo spatola non funziona con niente, e chiavi non ne abbiamo. Sta cazzo di serratura qua della cosa. There's no way I can get into this thing. Better leave it alone. Gitta. Certo che sono 3, 6 e coso. Non fa suoni quella roba qua. No. Serve una combinazione di qualche tipo. A meno che non fosse già stata riportata qua. E potrebbe anche essere, né, in un certo senso. Cioè quella lì c'è scritto Talisman Plate, potrebbe essere 3, 5, 8 in quel senso lì, oppure là sotto acquario, aquaticus, no, c'entra un cazzo. C'entra niente con la roba lì. Non saprei dove trovarlo il codice di quella porta qua. Riflessioni, ok. Medicina. A favore della maschera, il dossier dei pazienti non credo aiuti in un cazzo. Non mi viene in mente nulla per quanto riguarda la faccenda lì. Quindi l'unica cosa che rimane onestamente da fare è quella di trovare la combinazione del lucchetto. No, e anche sostituire la valvola. Ma io non riesco ad andare in cantina, cioè non ho... c'è qualche altro modo? Possiamo uscire dalla casa? Manco per il cazzo. Non posso uscire da questo ora. Devo aiutare Emily a salvare suo uncle.
Proviamo a entrare da un altro lato, sempre per la cantina. Probabilmente adesso girerò un pochino, perché non mi stanno tornando delle cose. Ma si è saltato un pezzo da qualche parte, ma non so dove. Ma non si può andare. Di qui siamo andati? Siamo da qua. Andiamo giù sotto e dovremmo arrivare. Abbiamo la spatola, ecco, la spatola è una cosa nuova tecnicamente che dovremmo usare da qualche parte. Ah, mi fa entrare neanche qua, pezzo di merda. Noi tecnicamente prima siamo spawnati qui dentro. Qui c'è la valigia, lì c'è il fucile. Forse va bene per le wedge. It's wedge shot. It worked. Chiunque l'abbia messa è uscito dalla finestra. C'è un fantasma? Ma vediamo su dove stava guardando. Scopo. Ah, ecco. Questo qua ce l'abbiamo in verità. Ciccio, ma hai rotto il cazzo? The Barlow Lens. La lente di Barlow, istruzioni. Per raddoppiare l'ingrandimento del vostro telescopio, inserite questa lente di Barlow nel vostro apparecchio. Quindi manovrate le viti per regolare la distanza tra le vostre lenti. Potete farlo facilmente guardando attraverso l'oculare. Trovate, immagino, così, no, là in fondo, con l'occhio qui il coso. Ok, troia. Troverete una posizione che vi consente di una visione nitida e piana. Se avrete utilizzato la lente correttamente, il vostro telescopio mostrerà un'immagine chiara, con un ingrandimento strepitoso. Ok, dov'è la lente? Qua? No, oh, questa è una chiave. Che chiave è? Chiave della cantina. Tutto torna. Completa un set. Oh, l'abbiamo completato. Che set abbiamo completato? Questo qua. E cosa cazzo ci dà? Sblocca i portafucili. Mostra. Aspettate. Mostra il bonus. Blocca il portafucili. What's this? Oh. Blocca il portafucili. Forse adesso possiamo. Forse adesso. Vabbè, vai a fare in culo. Possiamo prendere il fucile? Ah, l'ha proprio sbloccato, sì? Now we're talking. Ora sì che si spara bene. Fucile. Ora Gnari bisogna capire. Ok. Uno pistola, due fusil. A me mi piace. Me gusta la mangusta, me gusta stu. Ottimo, possiamo togliere le wage. Possiamo togliere le wage. Questo. Huh? Fuck. Stronzata. Pensavo sì. Invece loro non. Di pensate di fottermi. Ah, ma non mi farò cogliere impreparato nuovamente. No, aspettate, era. Ah, siccome ho perso, il gioco fa. Sei un cretino e ti meriti di. No, ero venuto di qua. Sono andato di qua. Ok. Ok.
acciappo gli sciaffuni con... Sta per rompere quest'arma di merda. La Bikunashi! Ecco qua. Ah, vedete, c'erano anche i colpi per il fusillo. Interessante questa Madonna. Quindi siamo tornati di là, però all'effettivo. All'effettivo siamo tornati all'altro mondo. No, adesso ritorneremo di qua. Chiaro. Chiaro come il sole. Vabbè, vabbè, ho fatto, oh, fatto un po' la figura di merda su quella cosa lì, però. Mi hanno preso alla sprovvista, non succederà di nuovo. Forse sì. In... È chiuso fuori la vecchia di merda. Ezza di merda. Va bene, va bene. Però abbiamo la chiave della cantina. Ci farà trovare la valvola. C'era un'altra porta che aveva la wedge sotto che dovevo aprire, cazzarola. Dopo vado a vedere. Allora, però... Finalmente we are in the canteen. Where is the valvolette? È appena esploso un ratto salendo sull'acqua. Direi che la valvolette... Interruttorate. Fin troppo semplice. It worked. Allora, nei posti angusti il Bradley tira fuori la doppietta. Sono inchiappettita la valvolette. Ora basterà venire qua e ridar corrente, giusto? Chiaramente no. Buongiorno? Ehi là? C'è nessuno? Io ho fatto saltare la corrente tutto... Ti vedo lì, amico. Vai a fare. Una piccolade! Una piccolade! Vabbè, il gioco ti mette dei muri comunque che non puoi. Mi piaceva di più la caldaia di prima che quella di adesso, posso essere onesto. Devo vedere come cazzo ce l'ha inserita, né? Comunque la roba. Sciarino figa che vive qua. La tizia ha detto che ha lanciato il pezzo di puzzle oltre alla caldaia. Ok? Quindi qui c'è una rete, guardate, qui c'è una rete. Ora, se io da qua volessi lanciare un pezzettino di qualcosa, lo lancerei in quella direzione lì. Dalla rete potrei tentare di farlo passare sopra e il pezzettino cadrebbe qui in mezzo alla cosa. Come cazzo ha fatto a fare la curva ed entrarla dentro? Questo me lo dovrà spiegare la signora, la prima volta che ci incontriamo. Jeremy? E non mi aspettavo di trovare qui Jeremy, comunque. Dentro, io mi nascondo dietro in caldaia, tiro via la valvola e sto lì, quindi nessuno verrà a prendermi in giro. Jeremy, hai visto per caso un pezzo di puzzle che sto cercando qui? Vabbè, in verità sto cercando anche te. Non mi fai scnab in faccia, vero Jeremy? Jeremy, ti sta crescendo addosso. Non mi viene il nome. Where's the body? Ah, quello è il tuo problema. Allora, abbiamo un pezzo della piastra più grande di qualità chiara, bla. Ah, perché ovviamente la caldaia è un passaggio. La caldaia è un cazzo di passaggio. Ok?
Non è... Looks like some kind of rot. Vedete? Noi possiamo mettere la piastra, ma ne manca ancora una che è nell'ufficio della tizia. E questo è uno dei passaggi, i soliti passaggi della nostra roba. Ok, quindi abbiamo fatto... Conrad didn't know what to make of the grotesque. Prova la combinazione lucchetto. Dobbiamo andare nell'altra stanza con la... invece la Wedge che bloccava la porta, che è... su di sopra mi pareva fosse all'ultimo piano, l'attico. Il salotto dice che c'è ancora qualcosa da fare. Biblioteca, salotto. Sì, beh, c'è la roba. Nell'ufficio del maggiordomo c'è ancora qualcosa da risolvere, che è quello. Tecnicamente sono in soffitta per conto mio. Esplorato ma non completato. Zona caldaia, c'è ancora il coso, ha senso. Il giardino non abbiamo ancora finito, neanche in cantina. Sono sicuro. Questo qui cos'è? Porta bloccata, porta sprangata, porta bloccata. Forse questa è una delle, sempre una delle wage. Comunque sì, in ogni caso c'è da salire. Questo, la camicia è sempre più una merda. Pare che qua ci fosse una wage sulla porta, infatti. It's wedge shut. Yes. It worked. It worked. Se apri così non vediamo un cazzo, c'è più i cassetti lì. Va bene. Facciamo come vuoi te, amico mio. Sei te il capo. Detective Conby, how good of you to come. Let me pour you a drink. What happened here? This place looks like it was hit by a bomb. Welcome to the madhouse, detective. Thanks. Did the ceiling just collapse? I heard it was something in the attic. Something that was supposed to happen, but didn't. How that could have such consequences is beyond me. The truth is, I don't know why the room looks like this. But I bet your friend Jeremy does. You know where I could find him? Oh, somewhere in his past, I suppose. He keeps going on about that mysterious dark man. I think he is hiding from him. Or maybe he's with him. I can't really keep up. I don't worry much. Take a look around this room. You may think it looks spectacularly devastated, but I just think it's finally found its stride. It fits perfectly with the state of this place and its loonies. The same goes for the nonsense with Jeremy. In my eyes, we finally managed to match the wild ride inside all of us. Well, I'm happy you find the evening so harmonious. I hope you don't mind me setting things right. Jeremy's business, that is. This room looks beyond my capabilities. Good luck, detective. Hope to see you again soon. Yeah. Evening, miss. Comunque anche noi siamo perfetti per la stanza, no? La stanza è una merda, noi siamo pieni di sangue, botte. E vengono curate alcolizzandosi. Tizia qua, non riesco neanche più. Come se questi qua sapessero, no? Tipo, ma sì, Jeremy sarà in una sua fantasia nel passato, nel futuro, vai a saperlo te, io non gli sto più neanche dietro, quello è pazzo. Ma quello è pazzo, siamo tutti pazzi qua. Can I get some more of that whiskey? Finito. Go ahead, detective. I don't think I can stomach anymore anyway. È finito. Non c'è più. Va bene. Comunque è carina questa saletta qua. Cioè, se voi la doveste vedere così, basta riarredarla un attimino e sistemare
la caduta del pianoforte dal piano di sopra. Questo sarebbe essere sufficiente per renderla più carina. Allora, possiamo andare di qua? Tecnicamente mi sono perso, onestamente, non pensavo fosse così grossa. Ah, sotto c'è il salone e io da qui potrei scendere sotto, ok. Prima fatemi, quindi di qui io non posso attraversare perché qualcuno ha deciso che non poteva mettere chiunque. No. Tu decidi di piantare i mobili lì, non di spostarli vicino così comunque c'è il passaggio. No, in mezzo al cazzo, proprio così, così uno deve fare il giro se vuole. Grazie mille, stupendo. Te le cure? Ma no. Il pane era fermo. Bigni. Quello è un bigni per loro. Di qui dove cazzo andiamo? Qui la porta è chiusa, tecnicamente la apriamo. Ok. Abbiamo sbloccato il passaggio in questa stanza qua. Perfetto. Che poi dopo è ribloccato di nuovo perché c'è quel coso là. Ha a che fare con la storia, immagino. Tipo c'è un mostro che ti insegue, se ti vai a infilare in quel posto là lo prendi nel culo. Qua ci dovrebbero essere delle scale. La cosa diventa sempre più inquietante. Il dottore ha deciso che questo andava lasciato qui. Non andava tolto. Cioè, io vi dico, a me piace un sacco l'architettura fatta così, con questo vetro. Sarà costato un casino, anche tutta sta faccenda qua sarà stupenda. Perché cazzo sembra... Tanto non ci farà entrare, vero? Per adesso non è il momento di entrare. Facciamoci i cazzi nostri. E campiamo 100 anni. Tecnicamente siamo qui e adesso c'è il salone. Se vado sotto esco nell'infermeria, quindi sono tutti interessanti. Signorina, lei è ancora là in alto per caso? No. Chiaro come il sole. La siringa, sempre dei pazzi. L'abbiamo finito anche questo qua. Informazioni proibite. La grande depressione. Quando il mondo entrò nel nuovo decennio, l'America stava precipitando in un vortice di debiti, carestia e morte. Era chiamata la grande depressione, lo sappiamo, e rovinò molte famiglie. Era un nome azzeccato perché la povertà diffonde disagio anche attraverso la disperazione. Jeremy non ne fu colpito, in quanto aveva già sperimentato l'oscurità dall'interno. Conosceva molto bene l'ombra che stava in piedi sulla soglia della sua stanza. Non era una novità, quella presenza gli era sempre stata accanto. Vedo come questa cosa possa aiutarmi, se non farmi capire che Jeremy era un fottuto pazzo del cazzo. Proiettili? Cura? Niente? Ecco la chiave dei medicinali. Strano. Molto strano. E qui? No. Oh. There's more of that aggressive rot. Putridum. Vuoi bere qualcosa? Guarda lì, c'è un bel decanter col vino dentro chissà da quanto. On the common place of evil. Suito poi del male. Colà giacciono virtù e cruda irriverenza, pensieri distratti di fulgida indifferenza. Ma la bestia che era in noi non è da biasimare, come la scienza di sovente tende ad affermare. Né lo è chi ha intrapreso un cammin traviante, bensì tu che resti immobile e ghignante.
Accantoniamo le nostre buone intenzioni per dar vita alle nostre sinistre ambizioni. Oscura solitudine, questa luce corrotta giammai dovrai seguire, poiché i falsi profeti finiscono sempre per svanire. Noi che portiamo il fardello di codesta eredità, siamo destinati alla solitudine e a mandata a cagà. No, è nell'oscurità. Di Nora Kit. In inglese era but to blame not the beasts we on swear which science often wish to refer. Gli inglesi fanno facile a fare le rime. Carino la situa, però. E da dove cazzo usciamo da là? Comunque qua ci sarà un altro di quei posti probabilmente dove attraversare. Ah, capisco, e qui c'è la stanza di Lotti. E c'è l'ultima medicina. Yes. Eccolo qua. Una delle tante medicine proprio per avere il mal di gola contiene vitamine essenziali. Ok, dobbiamo andare nella stanza della tizia, che però è sopra. Sì. Penso. Stanza di Battista, stanza di Perosi. O no? Mi sono perso. Stanza vuota, stanza di Ruth, stanza di McCaffrey. Appartamento del dottor Gray è chiuso, stanza. Vabbè, giro un attimo per trovarla perché non. Questa è la stanza della tizia di colore che abbiamo trovato nell'altro sogno, nell'altra cosa. Era su, però no? Potrei sbagliarmi. Di là c'è quella del dottore. E qui no, non è di qua. Però apriamo comunque le stanze. Questa era. Dove cazzo era la bambina? Questo di qua? No, perché di qua è il salone. Ok, mi sono perso. Se saliamo c'è l'attico e basta. Stanza di. Ah, ok, davanti a me, dritto davanti a me, dall'altra parte. Ok. Mi è venuto un attimo lo scnab. Dritto. Che puttana sto posto di merda. Ok. Ed è qua. No, questa è stanza bambina, me coglioni. Eccoci qua. Bula bula bula. Ci siamo arrivati. Chi te sen cula? Posta l'indicatore, seleziona il flacone. Immagino che dovremmo girarlo. The rot made the shape of a snake. There must be something important to find here. Maybe it has something to do with the numbers on the labels. E 2 5 7. Quell'altra non ha niente. Tra l'altro è cambiato qualcosa qua dentro. C'è solo quello da guardare. 257. 257 equivale a pesci, 3, 4, 5, gemelli e Leo. Io non giuro, il mio cervello. H, 2, Leo. Another one of those strange padlocks. H 2 le. Ok, io prendo anche la croce, non solo questo. Ok, piastra rotta, chiave, bla bla bla, è quella della cantina, giusto? È rimasto solo quello. Ruth seemed like a handful,
Her talk about Jeremy and the dark man made it sound like she might know something. Andiamo in cantina, Gnari. Si va in cantina. Si va a decantare la cantina. State sul cazzo in una maniera che voi. Modo veloce per arrivare alla cantina, penso che ve l'ho sbagliato. Che non è qui sotto. E infatti mi sa che ho fatto una cagata a passare di qua. Vabbè, mi becco un paio di caricamenti in più probabilmente. Corvi, gli piace proprio star lì che... Fatevi. Adesso toccherà di nuovo bestemmiare, né, in cantina. C'era da rimettere il coso per andare in un ricordo, cercare di capire le coordinate. E io tirerò solo dei porci, ve lo dico. Solo dei porci. Solo... dei porci. Ah, ma so benissimo qual è il disegno. È arrivato il momento, Gnari, di tirar fuori di nuovo la mia fedele macchina fotografica. Ho sbagliato cosa. Perché? Sto giro, dobbiamo fare la foto a questo qua. E sicuramente non mi ricorderò perché sembro un rincoglionito. Vai, scattiamo una bella foto, versalo sempre sott'occhio. E andiamo a divertirci, a rimetterlo assieme. Vieni qua. Allora, cosa è sbagliata? Questo è sbagliato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sette, cinque, nove. Quello grosso è 9. Ma 7, no, sì, beh, 9, 7, 5. Io adesso qua diventerò scemo. 9, 7, 5. Ma io come cazzo faccio a capire la direzione? Non lo so. Facciamo come ho fatto l'altra volta. Vediamo. Vediamo questo. Niente, niente. Il mio cervello quando vede qualcosa lì si ferma. Il mio cervello quando vede quella roba lì, completamente spento. Come se non riuscissi a capire un cazzo di quello che sto guardando. Foto. Madonna mia. Non così, magari il 9 è giusto. Dentro brute force di nuovo. Sì, brute force. Adesso non va. No, va. 9? 7? Non lo so. Però a quanto pare il numero sotto va verso il basso, immagino. Importante è andare avanti. Io sia maledetto se capisco come cazzo funziona quella cosa qua. Non mi ricordo cosa mi ha fatto vedere. Non ho guardato cosa mi ha fatto vedere. Sarà lì in fondo? Era qui in fondo, ok, per fortuna. E per fortuna un cazzo, guarda che posto di merda. La cripta di famiglia. La cripta. Altro film di... cioè, altro libro di Lovecraft dove andavano per... dove il tizio... Oh. Se non mi ricordo... ci sono parecchi libri di Lovecraft nei cimiteri, 3 o 4 mi pare. E quello della cripta era un tizio che andava nella sua cripta a riposare... No, non mi ricordo, mi si intrecciano i ricordi di svariati. I knew it would work. You're getting good at this, Carnby. E sono diventato bravo, non so come. Io l'ho fatto un po' a caso e ho continuato a brute forceare fino a quando non ce l'abbiamo fatta. Magari qua sento odore di merda io. Comunque, c'entrano dei ghoul di solito quando si parla di cimiteri. Sapete già cosa vuol dire, vero, quello? Quello vuol dire che c'è qualcosa da distrarre che io non distrarrò.
Hartwood's family crypt. Emily's family must have deeper roots in New Orleans than I thought. I figured she was a Yankee like me. Invece non è una Yankee, è una del sud, ragazza. C'era un foglio. Non ce l'abbiamo più. L'ho fatto, varcato la soglia della mia condizione di estensione senza disperdere il fuoco. Ora il mio talismano conosce bla bla bla. Posso trovare la fetta facilmente con la stanza. Ho visitato la tomba di mio padre e ho visto la cripta che mi aspetta. Grazie per aver aperto queste porte. Adesso devo farmi coraggio e tornare al tumulo ripugnante. Beh, comunque cosa è stato qui? Questa è la cripta di suo padre. Non c'è... Beh, la cripta di famiglia. Una barra la tengono, un paio di barre le tengono qui fuori perché comunque non si sa mai, no? Allora, prepariamoci allo scontro. Scontro, si nasconde. Posto di merda. E prima di andare nell'oscurità. Allora. Una piastra decorata con le allegorie perdute. Voltiamogli anche quella sotto. Allora, quella piastra lì l'ho già vista sempre negli appunti di Jeremy. Eccola lì. Vedete? C'è la mano, la colomba e una bestia. E noi abbiamo la mano. Now what do we got here? Got it. La mano e basta. Vediamo cosa c'è qua dietro per... C'è un cazzo. Ucci ucci. Chissà, è quello là per andare avanti o di qua è per andare avanti? E di là c'è uno di quei segreti che dobbiamo prendere. C'è solo questo. Strano, eh? Ma vai a fare in culo. Uno la faccia. Beh, ci sta un... E Ars. Prendo due colpi, gli ho mancati. Not nice. Già che ci siamo, a Martiluni. Salve. Posso parlare con chi gestisce la zona qui? Forse che... Vediamo come attacca. Dica Eci. Ok, ok. Fatemi recuperare. Riusciamo? Belli i comandi delle console, eh? Molto belli. Molto belli. Niente, figa. Sto perdendo sangue intanto ovunque, se guardate. Sono sempre più massacrato. Oppure ormai abbandonato. No, eccolo qua, vedete. Comandi alle console, sono il meglio. Potevi rimanere anche lì e non rompermi il cazzo, ne? Sì, mi sa che devo evitarlo uno degli scontri, perché comunque si sto prendendo un sacco di sciaffoni. Into the cimitero, the German army in march. Allora, c'è tra un altro simbolo, probabilmente non sarà qui intorno. Fatemi girare per vedere se trovo. E pistola 6 di 7. Abbiamo due caricatori, ne servono 5 colpi per seccare uno di quelli cosi. Poi dopo, ma sai che roba? Un giro col, con la vecchia Betsy. Porca troia, che spaventa. La vecchia Betsy.
Vieni fuori le stufante. Non ti nascondo. Ti voglio fare del... Io so spaccare con la testa. Piccolo cieco. Ho trovato una cura però e delle... Ah, ti ho visto! Figa, quanti cazzo siete? Salve! Ma è la merda! Avanti il prossimo! No, no, io non sono qua per fare diplomazia. Salve! Dopo arrivo anche da lei, non si preoccupi. Anzi, guardi. La mia tastiera ha capito tutto dalla vita. Vabbè, andiamo di qua, non si può correre. Si può schivare, non si può schivare. Quindi il gioco ti fa. Se vuoi usi l'arma. Ma non te la giochi a girargli. Comunque così a naso ho capito che noi gli diamo tre colpi a questi qua. Me la bevo di nuovo. Così gli diamo tre colpetti e poi c'è da staccare. C'è da piantarla di fare gli attacchi melee perché sennò c'è comunque il loro attacco melee, la loro animazione. Premi control per muoverti furtivamente. Posso dissentire? Vabbè, dai, proviamoci, spegniamo la... Certo, c'è anche la pala. Altra cura? Il gioco però mi sta dicendo Bradley, devi combattere. Però là mi fa schifo. Gli zombini sono più facili da gestire. Infatti adesso guardate. Adesso ce lo gestiamo, eh. Vai a fare in culo. Un altro imbecille che l'ho visto che mi ha visto e mi ha sputato prima. Peccato per il colpo. Pensavo onestamente di farmelo giù per la badila. E vabbè, vabbè. Thank you, a me stai sul cazzo e non sto qua adesso a discutere. Se riusciamo a evitare lo scontro. Chiaro. Paccatura comoda. Oh, chi è dentro dentro, chi è fuori fuori, no? Anche una bella arma secondo me da poter usare. Ma buono, ritorniamo dalla vecchia pistolina di merda. Proprio quello che sognavo, farmi giri nelle catacombe. Bella anche quella statua lì, per niente inquietante. L'angelo, certo. Sembra una Molotov. Ma tipo, Bradley non è ancora sbloccata le Molotov, quindi non puoi raccoglierle. Abbiamo un'altra badila. Qui c'è da giocare col badile. Qua c'è un'altra roba per curarsi. Qua c'è due robe per curarsi, signori. C'è al massimo. Vado al massimo. Dai, dov'è la merda? Fatemela spawnare. Sono pronto per gestirmela. C'ho la badila. Qua è come se mi dicesse vai dentro di qui, vai dentro di là. Dai, una parte vale l'altra. Vai a fare in culo. Io spero di averlo colpito. Ok. Atti con la mia. Allora.
Belli sti angoli stretti con sta telecamera. Certo, come no. Non c'è dentro Geoffrey? Eh no. Ah no. Chi l'avrebbe mai detto? Dai, lo so che sei lì dietro, avrei sentito tirare il coso. Adesso i proiettili praticamente. Colomba. Una piastra rustica con allegoria. Esce fuori da lì, eh. Al Susabelle che tagna il ferro di lì. Dai. Forse non esce da lì. Vieni qua. C'è la merda. Ci farà uscire dall'altro lato. Penso io. Esatto. E alla fin fine. A zinifero, eh. A che furp. Oh. Ah, vedo che ti sei portato l'amichetto, figa. Ah, vedo che c'è anche la merda lì. Olè. No, oh, no, no, scherzavo. Puoi cambiare arma. E scarica anche questa, porca di quella puttana. Puoi caricarla? Puoi ricaricarla? Va a cagà. E abbiamo un caricatore di questo. E adesso si torna dalla vecchia Betsy. È così ragazzi. Alcolizzare qua, riprendiamo sull'alcolismo. Ehi. Possiamo anche fullarci. Da poco non stavo così bene. Allora, tecnicamente bisogna andare di qua. Chiaro, di bene in meglio, puttana Eva, vai così. Vai così, cazzo, di bene in meglio. Oh. Oh. Oh, chi? Oh. Oh. Questa è la statua che abbiamo visto in quella stanza là. Qualcuno avrà lasciato qua una torcia accesa, né? Comunque, non è per dire. I don't think I have everything I need. Ma che ha detto? Tecnicamente c'era un ordine là di quelle robe lì. Sopra la mano e sotto la colomba. Proviamo. Mm. Non preferisco. E non è fra di loro che devi guardare. Questo è palesemente un posto dove starebbero dei ghoul. Ora loro non avranno voluto fare dei modelli per dei ghoul, ma queste sono esattamente delle caverne che Lovecraft avrebbe dedicato a dei ghoul. Mi piace che mi sta facendo trovare. No, io vado avanti con la vecchia Betsy. La vecchia Betsy è la mia amica, la mia protettrice.
Due colpi di solito risolve il problema. G, vediamo. Cazzo, ho fatto uscire da là, lo so solo io. Mi sembrava di aver girato in tondo. Ecco l'altro tizio. Vacca puttana, tutta la vita che avevo recuperato buttata nel cesso. Dai, dammi il fagiano lì, cos'è che ha? Un agnello, una piastra decorata alle gore prodotti, un agnello. E cosa abbiamo qua? Spero quello che ci servirà per uscire. Ah, puttana, agnelli. Che vita di merda. Thank God that's over. È finita? Dici? Parliamone. Ah, ok, sono venuto su da dove ero prima. Questo qui è il posto finale. Qua ci dovrebbe essere una piastra con tutti e tre. E mi ricordo che... No, ciccio. Ok, ma non è giusto. Questa è qua. Ok, così è giusto. No. Sti cazzo di tasti. E poi si gira così. Ma qui non si spacca niente. È Rebecca? Oh no, è la perfida Cassandra. È qua la perfida Cassandra. No, è la Peroni, è la napoletana. Penso. Non ne ho idea. Please don't touch her. Jeremy. What are you doing here? Everyone's looking for you. I know, it's all a big mess. No one understands. I'm just trying to keep evil at bay. Just for a little while longer. You've got to come back with me. Your niece is waiting at Dorsetto. Emily? Why would you... My letter. I keep making it worse. What is going on, Jeremy? How is any of this happening? I made a terrible promise with someone. The Dark Man. Who is he? No, don't say his name. He can hear us. He's always listening. Jeremy, I need to understand what is going on. I promised him everything. The sun rises, I will be chained in his sunken desert temple for an eternity. But at least the evil about to awaken in DeSetto won't harm anyone outside of that cursed place. You're acting crazy, Jeremy. I want to help. There's nothing you can do. Then what's all the business about Teruea? Why did you want to go there? Well, I can't go there. Not allowed. But you wanted to. Can I go? Tell me, will it help me to break your pact? Is there something there that would help? Why would you give me hope? That's so cruel. Okay, sounds like we're onto something here. What should I- Look out! Behind you! Run! Don't let him take you!
Allora, mi piace che il personaggio venga trasportato nelle scene, si vedano i danni, eccetera, eccetera. Trovo un po' debole nel plot, cioè il plot mi è piaciuto perché comunque si è sempre Lovecraftiano, però trovo un po' debole il fatto che il nostro personaggio arrivi, inizia a vedere e le cose sono un po' così, e all'inizio dicevo, ma cosa sta succedendo? Cos'è sta roba qua? Le robe non tornano. E adesso, quando abbiamo incontrato Jeremy, Jeffrey, non mi ricordo, per la prima volta, il nostro personaggio subito, no, ma dimmi, di a me quello che devi fare, che ci vado io a fare le cose lì. Cioè, noi già crediamo in tutte le cose. Prima gli diciamo che sta diventando pazzo, però poi gli diciamo di dirci cosa dobbiamo fare, eccetera, eccetera. È un po' debole, è un po' debole. Secondo me sarebbe stata costruita meglio se il nostro personaggio fosse andato avanti a pensare che questo era un pazzo e anche lui stava un po' impazzendo. E poi con magari gli eventi di adesso, che Jeremy gli lascia qualcosa, lui si convince che può, che questa cosa è vera e che può fare la roba. Cioè, in linea generale è un po' debole, è un po' troppo veloce l'accettazione del nostro personaggio della follia, ok? Penso sia questa qua la frase. Siamo stati un po' troppo veloci a accettare, ah sì, c'è un mostro nella palude, ah sì, mi teletrasporto nel paludi, sono andato là sotto, ah sì, no, adesso ti aiuto a fare quello che c'è da fare. Molto tunnel vision in quel senso qua. Tunnel vision che io, da chi gioca, me ne accorgo, e quindi... I've seen so many strange... E che scrive Jeremy, ah, ho visto così tante cose strane ultimamente, ricordi che prendono vita per poi spegnersi come i filamenti di una lampadina fulminata, paesaggi onirici cadere dalle stelle, affondare nel mare, porte condurre in nessun luogo, ovunque al tempo stesso, con tutte queste visioni fantastiche, voglio pensare che troverete una maniera per sopravvivere, anche se andasse al di là della mia comprensione. Come io ho imparato a viaggiare con il mio talismano, cosa che io non ho ancora fatto, forse la vostra conoscenza vi permetterà di trovare un modo per ritrovarmi, forse al Taroella. Che per me Taroella è solo un modo per dire carcosa, a questo punto. Parla con Jeremy nella cappella. Oh. E chiave del bagaglio, chiave del... Blocca il baule di Jeremy. Ah, adesso in camera di Jeremy funziona la situ. Ma anche lei, non eravamo caduti con una lettera, forse quella. She's dead. No matter how she died, she looks peaceful now. Io comunque la napoletana, avevo ragione io. Sta qua. You started artist colony. I remember sotto. Their disappearance. Elisabetta Parosi. 15 years or more now. Ah, boh. Allora, Jeremy stava sullo stesso piano. Dovrebbe essere qua vicino. Stanza di Jeremy, l'ultima in fondo. Vado in giro col fucile in mano perché... Cioè, appena esce il tizio... Come si chiama? Esce, che ne so, un altro tizio lì, quello che cercava McCaffey. Bah, mi faccio to... Blocchiamo il baule. Le baule. La lente di Barlow. So perfettamente dove va usata. Potrà risposte nelle stelle. Anche questo qua è Lovecraftiano. Cazzo, quanto mi manca Lovecraft. Ho letto praticamente tutto, non ho più niente. Mi dà fastidio questa cosa qua. Allora, andiamo nella stanza che è di qui. No, è sotto. Bisogna scendere dritto e poi giù. Lo penso. Sono ancora andato in infermeria, forse potevo andarci. Posso schiantarmi? Qui. E da qui si può arrivare anche... C'è ancora qualcosa da fare nella stanza di Lotti. Osti cazzi. E di qui andiamo qui. E da qui andiamo di là. Porca di quella puttana, quante volte... C'era qualcosa sul... No. Ok. E qui abbiamo la situa di Barlow, eccetera, eccetera. Però siamo arrivati all'oretta anche sto giro qua. L'altra volta siamo andati un po' più lunghi. Sto giro stiamo un attimino più corti. Comunque il secondo capitolo non l'ho finito neanche stavolta. Quindi col cazzo che riesco a fare le puntate divise come i capitoli. Ma tant'è, signori, nelle stelle troveremo le nostre risposte nella prossima puntata. Ciao!